incontri che molti di noi, per esempio, hanno fatto da almeno un decennio, forse di più, che ormai diciamo abbastanza consolidato il punto di partenza, che è il punto da cui vorrei partire. Cioè il fatto che il mercato del lavoro, cioè le dinamiche del mercato del lavoro e il welfare, le dinamiche di welfare sono due facce della stessa medaglia. Non c'è più una separazione come la tipica della regolamentazione della governance economica e di politica economica del fordismo, una separazione tra politiche del lavoro inerenti all'organizzazione del lavoro, gli orari, le politiche salariali e quindi limitate a organizzare il tempo di lavoro, che si distinguevano nettamente con anche due ministeri diversi, modalità, procedure, eccetera, tale politiche di welfare, che invece organizzavano tutto ciò che aveva a che fare con il tempo di non lavoro. Le trasformazioni economiche, le trasformazioni sociali, tecnologiche negli ultimi 30 anni, ormai credo che abbiano ben evidenziato come tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro la differenza sia del tutto quasi scomparsa, dico del tutto scomparsa, ma quasi scomparsa, può essere quella delle prestazioni lavorative, delle cose possono lavorare. E quindi tutte le volte che si interviene sul mercato del lavoro, si interviene sul welfare. E tutte le volte che si interviene sul welfare, si interviene sul mercato del lavoro. E credo che l'ultimo decennio, dalla riforma del mercato del lavoro, dalla riforma, l'ennesima riforma previdenziale, che è stata fatta a gennaio, eccetera, conferma molto chiara questa situazione. Allora, questa che sto dicendo è una banalità, però fino a un certo punto, perché a livello sindacale, ad esempio, non soltanto a livello politico partitico, non c'è questa consapevolezza. Se venite a parlare con molti sindacati, anche all'interno di certe forme di sindacalismo di base, e non soltanto CGL e CGL, c'è sempre una tendenza, una nostalgia novecentesca che si basa sull'idea che i processi di trasformazione sociale avvengono esclusivamente intervenendo sulle condizioni di lavoro oggettivamente definite da quello che è il rapporto di capitale lavoro. Perché invece noi dobbiamo ancora iniziare a puntare, a trovare forme di comunicazione, di modalità, anche forme di strategie, di alleanze, di discussione. Non dobbiamo essere snobistici da questo punto di vista, non ci sono le condizioni per farlo. Per rovesciare il termine di parlare di sempre flexibility, cioè prima la sicurezza sociale, e in questo secondo tempo, magari non è mai, parliamo di flessibilità, di flessibilizzazione, di regolamentazione del mercato del lavoro. Per una volta garantita per le forme di sicurezza sociale, che sono la condizione sine qua non per arrivare ad assumere di riforme del mercato del lavoro in modo serio. Personalmente, lo credo anche molti di noi, non è che io sia contrario alla flessibilità del mercato. Io vengo da una tradizione di lotta, di formazione culturale e politica che sulla parola d'ordine del rifiuto del lavoro ha creato uno dei suoi pilastri fondanti, soprattutto il lavoro salariato. E quindi l'idea della prospettiva di una società in cui l'attività lavorativa sia un'attività liberamente scelta, in cui il diritto al lavoro sia sostituito dal diritto alla scelta del lavoro. E ci sia un'espressione di libertà, di flessibilità, di opportunità, fuori da, o svincolato il più possibile da forme di ricattabilità, di paura, di subalternità, eccetera. Beh, è una prospettiva che ancora a me piace oggi pensare, per la quale credo che sia necessario spendere risorse, tempo della propria vita e magari per un certo tipo di salute, no? Oltre che rischiare con la peste, qualcosa del genere. No? Per cui la sicurezza sociale è una condizione per poter una prospettiva di questo. E ora entriamo sui meriti, così che abbiamo fatto essere un esempio in più della testa. Io credo che quindi se vogliamo discutere di sicurezza sociale dobbiamo discutere di quali sono le condizioni per introdurre uno dei due pilastri fondamentali della sicurezza sociale, che è quello dell'introduzione di un reddito di base di condizioni. Il secondo pilastro, se è dei pilastri, riguarda tutta la gestione dell'accesso ai servizi, quello che potremmo definire il salario indiretto. Fra di questo non parlo volutamente per questo
concentra essenzialmente sulla questione del reddito diretto, che noi come Stati Generali della Precarietà, come Movimento Centro, abbiamo definito come reddito di base, giusto perché reddito di cittadinanza può dare anche tutto, perché poi è tutta la questione della funzione della cittadinanza, proprio dei migranti, eccetera, capite? In una prospettiva quando i migranti saranno liberati anche loro, potremmo effettivamente parlare di reddito di cittadinanza in senso proprio, bastando la legge non si finì o c'è l'esperienza. Fra i 10, quindi chiamiamolo reddito di esistenza, reddito di base, forse meglio reddito di base, rimanda al concetto inglese basic income, in termini a livello internazionale circola meglio, a cui però deve essere sempre aggiunto l'attributo incondizionato, perché quello è quello che è, perché se proposte di sussidio al reddito, di forme di reddito più o meno sganciate dal lavoro, ce ne sono aiuti. Però non è rarissimamente, in Europa si sono, e sono anche molto attive, hanno svolto anche un ruolo molto attivo, però nessuna, a nessuna di queste forme di reddito segue l'attributo di incondizionabilità. Quindi questo è l'attributo che lo caratterizza, lo specifica e limita qualsiasi rischio di fraintendimento. E perché incondizionabile? Perché dire che il reddito di base è incondizionato significa anche dire che il reddito di base non è assistenza. E bisogna chiarire, essere molto chiaro, qualsiasi politica di sostegno al reddito di base incondizionato non è una politica assistenziale. E qui lo dico una regione che è un termine assistenza, che ha un significato abbastanza anche al nord, però si porta dietro una serie di attaviche storiche in atto. E perché dare reddito di base incondizionato non è una politica di assistenza? Per un motivo elementare molto semplice, perché reddito di base incondizionato è elemento di remunerazione di un'attività produttiva. E quindi è reddito che noi gli economisti chiamano reddito primario, cioè che remunera un fattore produttivo, esattamente come il salario e come il profitto. Quando uno percepisce un salario, non percepisce una forma assistenziale, perché immediatamente se io prendo un salario che percependo viene remunerata, mi viene dato in funzione di quello che io ho dato in forma di lavoro. È uno scambio alla parte, mentre il concetto di assistenza vuol dire che qualcuno ti fa un'assistenza, quasi un dono, in un certo senso. Allora noi dobbiamo metterci in testa che il reddito di base è un reddito primario in quanto remunerazione di un'attività lavorativa. E uno dice, ma dove sta? Dove sta questa attività lavorativa? L'attività lavorativa sta nel fatto che oggi le forme del lavoro, faceva riferimento a Gera prima, sono profondamente cambiate. Quando noi diciamo che il tempo di lavoro e il tempo di vita o di non lavoro non sono più separabili in maniera precedente, assistiamo a un processo che è quello che è avvenuto negli ultimi 40 anni, di trascinazione continua del tempo di lavoro sul tempo di vita, allungamento dell'orario di lavoro, che è un fenomeno più congiunturale ma strutturale. Spesso ci dimentichiamo, c'è stato per 100 anni, da quando esistono le statistiche sul mercato del lavoro, pensiamo nel 1800, dal 1880 al 1970, 100 anni, che l'orario di lavoro certificato e quindi remunerato, salariato in varie forme, si è ridotto. E questa è stata una grande conquista dei movimenti delle lotte sindacali, perché ridurre il tempo di lavoro vuol dire liberare il tempo di vita. Vuol dire ridurre quel furto di tempo che è all'interno del rapporto di capitale e lavoro, di alienazione e di espropriazione del proprio tempo di vita. Dal 1975 in poi, insomma, nel 2012, sono quasi 45 anni, l'orario di lavoro è tendenzialmente sempre più lungo. E questo è il fatto che diventa sempre meno misurabile e quindi certificato. Perché le dinamiche tecnologiche, lo sviluppo di attività lavorative di tipo immateriale, cioè produzioni di singoli, di collegamento
sul territorio, il peso che ha sempre acquisito sempre più il tempo di trasporto, di spostamento, che non rientra nel tempo di lavoro che viene dato il certificato volontario. Pensiamo al tempo della formazione, dell'apprendimento, che normalmente non viene considerato il tempo di lavoro remunerato, di cui si definiscono i criteri dei contratti collettivi di lavoro nei contratti di secondo livello. Tutto questo tempo, trasporto, faccio degli esempi, ma anche consumo, riproduzione sociale, apprendimento, è tutta attività che oggi è diventata produttiva direttamente di Buffalo, inserita in un meccanismo che è diverso da quello della grande fabbrica terrorista, che aveva delle sue regole organizzative di estrazione di ricchezza, eccetera, eccetera. E tutto questo tempo di vita, che oggi è diventato tempo produttivo, non essendo certificato come tempo di lavoro effettivo sulla base della contrattazione giuridica esistente, è di fatto prestazione lavorativa gratuita. Oggi se viviamo un fenomeno che è enorme, è quanto è aumentata la prestazione di lavoro gratuito. È un paradosso. Ma non faccio riferimento solo agli stage degli studenti universitari che esempio più classico, quindi addirittura ditemi di cos'è il tempo di lavoro gratuito. Qui invece c'è tutta un'attività gratuita di creazione di ricchezza che fuoriesce da lì, non viene usata di più. Allora, quando noi diciamo che reddito è remunerazione, è remunerazione di questo tempo di lavoro, che però non viene riconosciuto come tempo di lavoro, che non viene certificato come tempo. E quindi deve essere e complementare alla forma salario, perché il salario, stipendi, salario, paga su paga. Remunerazione giusta, compito delle varie forme di meno giuridiche e fiscali che esistono, è il pagamento di un tempo certificato. Il reddito di base si aggiunge al salario, come per tutte quelle proposte per impedire che avvenga un effetto di sostituzione fra reddito e salario. Ora noi invece immaginiamo come complementari che si alimentano a vicenda. Cioè se in una sinergia conflittuale di lotta che e finché il sindacato, finché il lavoratore, finché il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, finché lo sarà impiegato, non capiranno questo, il loro salario, il loro condizione di lavoro peggioreranno sempre di più, come sta già succedendo. E finché il sindacato più o meno ufficiale, il sindacato più o meno antagonista, più o meno conciliativo, non prende questa questione come centrale nelle rivendicazioni sociali, la situazione sarà quella che sarà. Ci sarà sempre un marpione e ci sarà sempre una fornera che te la metteranno in posto. Questo sarebbe un meccanismo di stabilizzatore automatico, si dice in economia, esattamente come la progressività della aliquote sui redditi. E più uno cresce il reddito, più paga in proporzione una aliquota fiscale maggiore, più paga in proporzione più tasse, e questo meccanismo di redistribuzione del reddito, che sta dietro il concetto di progressività della aliquote che oggi in buona parte smascherà. Ora, un discorso di meccanismo più o meno automatico di riequilibrio dei redditi, quindi che va attraverso una forma di uguaglianza, sarebbe quello di produrre un reddito di base incondizionale. Magari pare una storia di povertà relativa che ogni anno si riparte, cresce e amplia la platea dei beneficiari. Ma questo è una cosa minimissima, è minima come proposta, non è? Ma è praticabile. Su questo poi ci possiamo discutere, sviluppare forme conflittuali, chiedere che si parla tutto il discorso su come le risorse vengono reperite, quindi la necessità di un intervento di giusto dal punto di vista fiscale, buona parte dei redditi finanziari in Italia non vengono tassati, lo sappiamo, eccetera, eccetera, quindi il discorso poi si apre. Ma quello che è il messaggio che voglio dare è che questo è, se devo fare una riforma che dia garanzia di sicurezza sociale, credo, questa è la mia opinione, che dobbiamo partire da questo. Dopo che è stato fatto questo, allora iniziamo a discutere, vediamo che effetto ha sul mercato del lavoro questo. Vediamo come il fatto se io ho la garanzia di avere un reddito pari alla sua proprietà relativa, quanto mi sento ancora ricattabile sul mercato del lavoro al punto dove accettare lavori mal pagati, lavori onerosi, pesanti o lavori in nero.
questo è un elemento di rigidità che viene introdotto nell'offerta, che obbligherà le imprese a tener conto di questo. E quindi potrebbe mettere in moto, dal nostro punto di vista, un meccanismo virtuoso nello sviluppo della capacità di tenuta. E quindi non solo di sviluppare capacità solo di resistenza allo specie di attacchi, ma è un tassello per una controffensiva. Io mi fermo qui perché ho parlato troppo, ci sarebbero tante altre cose da dire, perché facilmente immaginavo su questo tema. Però è importante che in questi argomenti si discute in maniera molto larga, molto e molto incisiva e molto chiara, soprattutto l'idea che avete di base non è una regalia assistenziale perché ci dà fastidio di vedere qualcuno che è povero, che dorme nei cartoni sulla strada. In questa visione pietistica, catto montiano, proprio l'idea del governo dei monti. Manco quello che stiamo dicendo, manca che si conosce questo. No? Ma è un concetto, è la rivendicazione di un diritto che ha a che fare con le politiche del salario, come remunerazione di ricchezza creata e non riconosciuta e quindi non distribuita.